Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Allora, questo sarà l'ultimo video, presumo, che girerò qui di sopra in studio, perché da settimana prossima avremo anche noi l'albero di Natale super luccicoso e quindi anche noi avremo un bel background tutto natalizio. Allora, questo è il video, come avrete già intuito dal titolo, che è dedicato alle domande che mi avete lasciato sia su Facebook ma soprattutto su Instagram. Allora, dato che questo è un video in qualche modo interazione tra me e voi, perché comunque le domande me le avete fatte voi, quindi un modo per chiacchierare, un modo alternativo per chiacchierare tra me e voi, ho pensato proprio di iniziare con questo video un nuovo progetto, un'idea, diciamo così. Allora, praticamente tutta l'idea nasce dal fatto che molto spesso, come ho messo i capelli, molto spesso voi mi condividete su Facebook, su Twitter, ma soprattutto su Instagram delle foto, mi taggate in alcune foto che fate di libri che avete comprato sul mio consiglio, cioè dopo aver visto magari un determinato video in cui parlavo di un'opera siete andati anche voi a comprare quella stessa opera. Quindi ho pensato di mettere, quando ovviamente nell'occasione o quando qualcuno mi tagga nelle foto, di mettere queste foto alla fine dei miei video, e questo diventa per me un modo per ringraziare voi della fiducia che date alle mie parole, perché comunque investite dei soldi per comprare un libro che magari non conoscete solo perché ne ho parlato io, e questa vi garantisco che è una responsabilità, e diventa un modo però anche magari per consigliare ancora una volta un libro a qualcuno che magari sia appena iscritto al canale o si è iscritto da poco e non ha sentito mai parlare magari di quel determinato libro. Diventa quindi un modo per consigliarlo nuovamente. Ovviamente non metterò tutte le foto che mi mandate, perché magari alcuni di voi non hanno piacere e magari preferiscono che rimanga una cosa internos. Quindi ho pensato di mettere un hashtag che diventa una sorta di consenso, tra virgolette, come dire, ti mando la foto sia perché voglio che tu la veda, ma anche sono consapevole e favorevole che venga messa comunque alla fine del video. E quindi ho pensato appunto che se avete piacere di mandarmi delle foto, quindi di mandarmi tramite mail, Facebook, Instagram, che è il mezzo che usate di più, trovate tutti i miei contatti sempre in descrizione. Se avete piacere appunto di condividere con me le foto di qualche libro che avete acquistato dopo aver sentito un mio video, fatelo tranquillamente, e se siete d'accordo che questa foto poi compaia alla fine di uno dei miei video, mettete l'hashtag i libri di Leda. Così io so che siete favorevoli che questa foto comunque poi venga pubblicata, venga resa pubblica, e che sia un modo per riconsigliare magari quell'opera. Inizieremo con questo video perché anche questa settimana molti di voi, tre persone questa settimana mi hanno taggato su una loro foto. Io ho chiesto se avessero avuto piacere o meno che questa foto venisse poi resa pubblica alla fine di uno dei miei video, e così appunto farò con questo video, con una foto che vedrete alla fine. Allora, è più facile a dirsi che a farsi, spero di essere stata chiara, spero che mi abbiate capita. E adesso parto con le domande. Allora, parto con quelle che mi avete lasciato su Facebook. Allora, parto con la prima domanda, che è di Simona. Simona mi chiede: volevo farti un po' di domande. Hai mai visitato il castello di Neuschwanstein? Allora, il castello di Neuschwanstein, che spero di averlo anche pronunciato correttamente, io non l'ho mai visitato. La mia classe andò a vedere questo castello in seconda superiore, ma io mi ammalai fu quell'anno e quindi persi la gita. Sempre lei mi chiede: sei stata a Lucca quest'anno? Se sì, che cosplay hai portato? Come vedi, dal mio rammarico, non sono stata a Lucca quest'anno e quindi non ho portato nessun cosplay. Poi, sempre lei mi chiede: cosa pensi della saga di Twilight? So che arriva un po' tardi, so che è vecchia, arriva un po' in ritardo, ma l'ho scoperta ora. Allora, la saga di Twilight io l'ho letta quando è uscita, quindi ho letto i 4 volumi quando uscì la saga, e ti dico la verità che a me era anche piaciuta all'epoca. So tutto il parlare negativo che c'è stato dietro, i film mi hanno convinto molto meno, specialmente il cast dei film, a parte l'ultimo che ho trovato molto molto più riuscito, ma i libri, ti dico la verità, a me all'epoca erano anche piaciuti. Poi Stefano mi chiede: mi interesserebbe sapere come realizzi i tuoi video, con quale videocamera usi, luce naturale, artificiale, eccetera. Allora Stefano, come ti ho già scritto anche su Facebook, ho fatto un video in cui mostro tutta l'attrezzatura che uso e che lascio magari nelle schede se può essere utile a te o anche a qualcun altro. Poi Benedetta mi chiede: ciao Leda, se non sono indiscreta, mi piacerebbe sapere quale università hai frequentato. In un video hai detto che hai visto dei film per l'università e mi hai incuriosita. Allora, ho frequentato, e dico frequentato perché io non l'ho terminata, Lettere Moderne.
L'ho iniziata molto tardi perché finite le superiori poi sono andata subito a lavorare e quando poi ho iniziato anche, ho cambiato lavoro, ho iniziato quel lavoro che sto facendo adesso, quindi l'impiegata, ho voluto anche provare ad iscrivermi all'università, non tanto per lavoro perché non mi sarebbe servito, quanto più che altro per passione personale. Ero arrivata più o meno a metà, ma poi non riuscivo a starci dietro tra lavoro, casa e anche l'università, quindi l'ho abbandonata. Però ero arrivata a metà di lettere moderne e quello a cui ti riferisci tu dei film era per un esame di storia del cinema, perché avevo preparato questo esame che richiedeva, oltre allo studio di due testi, due manuali, anche la visione di 10 film tra quelli proposti dall'insegnante, che erano veramente tantissimi. Ho visto questi 10 film e ti dico che studiando i manuali, vedendo questi film, io adesso vedo veramente i film in modo completamente diverso, con un'ottica diversa, colgo un sacco di cose per quanto riguarda i titoli di testa, i titoli di coda, ma anche le inquadrature, i dialoghi, quindi è stato uno degli esami più belli che io abbia preparato. E ti dico anche che l'università di lettere moderna mi piaceva anche molto, infatti non escludo mai un giorno di poter, insomma, riprendere questo percorso. Adesso per il momento, insomma, non ce la faccio, però magari un giorno, chissà. Poi sempre lei mi chiede: da piccola leggevi Piccoli Brividi? Allora, Piccoli Brividi, io ero fifona, ma tanto fifona, come lo sono anche adesso in realtà, quindi Piccoli Brividi a me terrorizzavano veramente. Avevo un'amica, cioè Valentina, che è la ragazza con cui ho fatto anche diversi video, che invece era una grandissima appassionata di Piccoli Brividi, aveva tutta una mensola piena di questi libricini e quindi mi facevo accuratamente consigliare da lei quali poter leggere. Ti dico che tra i due, perché devo averne letti due o tre, no, due ne ho letti, ho letto La pendola del destino e Fotografia fantasma. Il primo me lo ricordo molto molto bene, il secondo me lo ricordo un po' meno, però ti dico che a me terrorizzavano abbastanza, quindi no, non ero proprio così propensa a leggerli. Poi Gianna mi chiede: complimenti per tutto, sei un raggio di sole. Ma grazie. Domanda: sembri avere un matrimonio molto solido, quali sono i tuoi segreti per farlo durare così a lungo? Oddio, che domanda difficile che mi hai fatto. Allora, io e Davide abbiamo una relazione che io considero, insomma, abbastanza solida. Siamo insieme quest'anno, al di là del matrimonio, siamo proprio insieme, ti dico, da 17 anni, che è veramente tanto per la nostra età. Mi sono sposata a 25 anni, che è stato anche, insomma, abbastanza presto per la media che c'è adesso. Non ho dei segreti da rivelarti in realtà, quello che posso dirti è che quando ti metti insieme a una persona c'è comunque il rischio che nel corso del tempo le due persone comunque maturino e cambino seguendo due strade diverse e diventino a un certo punto incompatibili. Quello che è successo a noi è di comunque crescere e maturare, perché mi sono messa insieme a Davide che io avevo 14 anni, ero una bambina, comunque noi siamo cresciuti e maturati insieme e continuiamo a seguire la stessa strada, quindi continuiamo a vedere le cose nello stesso modo, continuiamo a ridere per le stesse cose, a parte qualche film che mai non fa ridere, e continuiamo comunque ad avere gli stessi valori, gli stessi ideali, a volere le stesse cose. Le crisi ci sono state, non te lo nascondo, crisi sia personali ma anche crisi che abbiamo dovuto affrontare insieme, quindi crisi legate magari anche delle malattie, crisi legate a varie cose, insomma, che ci sono state e che stiamo ancora affrontando. Quello che facciamo è restare uniti, cioè cercare di essere uniti e di combattere quello che possiamo combattere insieme. So che sembra una frase fratta, ma ti dico veramente che certe volte il dolore unisce molto molto più delle gioie. E ti dico anche che se magari qualcosa si può incrinare, perché può succedere nella vita che si incrini, la cosa importante è cercare in tutti i modi di aggiustarlo prima di buttarlo, perché adesso io ho sempre la sensazione che ci sia una grande facilità nel buttare subito ciò che magari si incrina o si rompe. In realtà, se tu provi ad aggiustarlo, puoi diventare ancora più solido di quanto era prima. Perché alle volte veramente il dolore unisce molto più della gioia, almeno questo è quello che mi sento di dire io. Io poi non ho segreti da rivelare per un matrimonio di successo, perché sono sposata da pochissimo tempo, non ho 50 anni di matrimonio alle spalle, però ti posso dire che noi cerchiamo sempre di affrontare tutto insieme, di parlare, di affrontare ogni problema insieme e di cercare di trovare anche delle soluzioni. Ci appoggiamo tantissimo l'uno all'altro, cioè qualsiasi cosa noi ne parliamo, ne discutiamo e poi cerchiamo veramente di trovare sempre la soluzione insieme. Dopo questo momento sdolcinato passo alle domande di Instagram. Allora, qui da quello che leggevo, adesso non le ho lette tutte, quindi le leggo con voi al momento, alcune domande si ripetono, quindi magari rispondo ovviamente una volta solo.
Allora, Francesca mi chiede: se ti obbligassero a leggere solo ed esclusivamente un libro per tutta la vita, quale sarebbe? Dato che questa era la prima domanda, ricordo che quando l'ho letto ho detto: oh mio Dio, cioè se io leggessi sempre lo stesso libro per tutta la vita, per quanto mi piaccia un libro, mi andrebbe comunque a noia a un certo punto. Quindi cosa ho pensato di proporvi per questa domanda? Un libro un po' particolare, cioè un libro di fiabe. Questo è un bel librone, ha tutte le fiabe dei Fratelli Grimm, è anche un'edizione molto molto bella. Quindi io proporrei come risposta questa, quindi un libro che contiene tantissime fiabe, in modo che ogni giorno io possa leggere una fiaba diversa e quindi leggerei sì sempre lo stesso libro, ma non sempre la stessa storia. Poi Sara Caldera 93 mi chiede: se dovesse venire l'apocalisse, mio Dio come siete drammatiche, se dovesse venire l'apocalisse e ti venisse dato l'importante compito di salvare 3 libri sull'intero pianeta prima che scompaiano tutti, quali sarebbero? Quindi io devo decidere quali 3 libri salvare per l'umanità. Anche a questa domanda io ho pensato veramente moltissimo, ti verrebbe ovviamente da rispondere ai grandi libri che hai letto, i libri più belli che hai letto, quindi nel mio caso, non so, Il racconto dell'ancella oppure Il giardino dei segreti, e invece ti do una risposta diversa. Ti dico che salverei Peter Pan, e ho scelto volontariamente questa vecchia edizione di quando ero bambina, e salverei Peter Pan per salvare la fantasia. Poi salverei, questo che te lo dico a fare, salverei Harry Potter, salverei in questo caso per salvare la magia, e infine salverei Canto di Natale di Dickens, e questo lo salverei per salvare la speranza. Poi Mary Minnie, allora ho un po' di domande. Il film horror che ti ha fatto più paura di tutti? Allora, il film horror che mi ha fatto più paura di tutti, io torno quando ero bambina, perché ovviamente quando guardi un film horror da bambina ti resta molto più impresso anche le sensazioni di terrore che ti dà. E ti nomino il primo vero grande film dell'orrore che io ho visto, che era un film degli anni 80, che l'hanno riproposto su Italia 1, ed è Atomic Knockers, Le creature del buio, un film tratto da un libro di Stephen King, lo proposero in 2 serate, io ho visto solo la prima perché ne sono rimasta talmente traumatizzata e avevo penso 8 anni che per un mese intero non sono riuscita a dormire e a stare in camera da sola, quindi rendiamoci conto di quanto mi spaventò quel film. Poi, il film più romantico che riguarda ogni volta che puoi. Allora, qui vado controcorrente perché non ti cito un film che riguarda una storia d'amore tra un uomo e una donna, ma tra 2 donne, e ti cito Imagine Me and You, perché è un film secondo me delicato e bellissimo. Poi, il tuo piatto preferito per cui potresti fare un'indigestione e ne vorresti ancora? Sushi. Io potrei mangiare sushi fino a vomitare, cioè quando vado a mangiare sushi io sto a digiuno per gran parte della giornata, in modo da avere veramente fame, potermi gustare quello che mangio, cerco di mangiare con molta calma in modo da non riempirmi, cioè ho anche un metodo per cenare col sushi, e arrivo sempre comunque a fine serata a dovermi slacciare il pantalone perché non riesco a respirare, quindi insomma. Poi, Angelo 96, cosa ne pensi della tortura perché ti restituisci un libro che gli avevi prestato macchiato con le orecchie? La pena di morte. No, scherzi a parte, a me è successo diverse volte di aver prestato un libro e che questo libro mi fosse tornato comunque malridotto, anche con delle evidenti macchie di caffè, ed è una cosa che trovo poco rispettosa nei miei confronti, perché comunque se io ti presto un libro, ti presto una cosa alla quale io tengo molto, perché sai quanto ci tengo ai libri, se mi chiedi un libro in prestito sai che leggo e sai che è una cosa alla quale io tengo molto. E io trovo sempre difficoltoso credere che una persona non possa prestare rispetto per le cose degli altri. Cioè, nel momento in cui mi prestano una cosa, io cerco di trattarlo non come tratterei se fosse mia, ma 100.000 volte meglio perché non è mia. Quindi, non so, mi stupisce sempre molto la superficialità che hanno magari molte persone di trattare le cose che non sono loro. Poi, Kali Wen, se potessi tornare indietro nel tempo, che cosa cambieresti della tua vita? Un sogno nel cassetto. Allora, questa è una domanda che mi sono fatta spesso. Come tutti, avrei un sacco di cose che vorrei cambiare. Magari vorrei cambiare il fatto di iniziare l'università così tardi, magari il fatto di iniziarla subito appena finito le superiori, magari avrei trovato un lavoro diverso, un lavoro più vicino a quello che a me piace fare. Ci sono tantissime cose che ovviamente con il tempo dici tornando indietro vorrei cambiare. Però sapete una cosa? Che per quanto io ci siano cose appunto che voglio cambiare, c'è comunque una paura, la paura che se tornassi indietro a modificare qualcosa non avrei questo presente, quindi non avrei questa famiglia, questa casa, non avrei Davide. E la paura di perdere quello che ho adesso, che è una cosa che a me riempie la vita, quindi la mia famiglia, i miei affetti, Davide in primis, mi fa dire vabbè non importa, ho fatto degli errori, ma se gli errori mi hanno portato ad avere quello che io ho adesso, va bene così, va bene così.
Poi, allora, se vedete un'inquadratura diversa è perché la telecamera mi è crollata addosso. Allora, Cindy poi mi chiede il libro più brutto che hai letto. Allora, il libro più brutto che hai letto, io non ho un bel rapporto con questo scrittore, l'ho detto diverse volte in diversi video, ma il libro che a me è piaciuto di meno tra quelli che ho letto è Storia di neve di Mauro Corona. A me affascinava tantissimo come storia perché sembrava una fiaba un po' nera, quindi è il genere di fiaba che potrebbe piacermi. Il libro è anche abbastanza grosso, io questo libro l'ho impiegato più di 3 mesi a terminarlo perché davvero non mi piaceva la storia, non mi piaceva il maschilismo che insomma traspariva da questa storia, non mi piaceva il metodo di narrazione di Mauro Corona, una scrittura che non sento mia, non sento vicina, e anche il modo in cui ha trattato la storia a me non è piaciuto. Quindi se dovessi scegliere il libro più brutto per me, sceglierei questo. Poi Dreamer7845 mi chiede: che scuola hai fatto, che lavoro fai? Allora, ho fatto ragioneria e come lavoro lavoro come impiegata in camera di commercio. Poi Cacciatrice di Saghi mi chiede: cosa ne pensi di Big Bang Theory? Lo amo. Lo amo la follia, amo la storia, amo i personaggi, secondo me è una serie divertentissima e geniale. Allora, Imma Granata poi mi chiede: ciao Leda, sei stata la prima booktuber che ho seguito e ti seguo da allora. Le mie domande sono: sei mai stata a Napoli o ci vorresti stare? No, non sono mai stata a Napoli. Nel sud ho visto solamente la Puglia, ho visto Lecce, ho visto il sud della Puglia praticamente in una vacanza, però a Napoli non sono mai stata. Inoltre ti consiglio la quadrilogia dell'amica geniale di Elena Ferrante. Sai che ce la devo leggere da una vita e sai che mi sono persa l'offertone di Amazon di 15 euro per tutti e 4 i libri? Sto ancora piangendo in un angolino della casa per quella perdita. Poi KK Ava mi chiede: ciao, io mi rifaccio i tuoi video creepy. Ti avevo commentato sotto la tavola Yusha per sapere la tua esperienza con la cartomanzia. E ho fatto un video in merito anche, tra l'altro. Mi piacerebbe sapere cosa pensi del mondo dell'occulto, se credi e cosa credi, fantasmi, streghe, eccetera. Allora, per quanto riguarda il mondo dell'occulto, io sì, ci credo moltissimo. Non so bene i meccanismi ovviamente di come funzioni il tutto, ma sono convinta che qualcosa ci sia. Sono convinta che siano una sorta di dimensioni alle quali possiamo avvicinarci usando certi strumenti che possono diventare pericolose se tu non sei in grado comunque di usare certi strumenti. Quindi io sì, ci credo molto. Sei credente, che rapporto hai con la religione? Allora, questa è una domanda abbastanza difficile. Allora, sì, sono credente, cioè sono sempre stata, e ho avuto per un periodo anche un rapporto molto difficile con la religione. Sono stata molto arrabbiata con Dio, ti dico la verità, in un periodo della mia vita, e anche piuttosto recente. E ti dico che adesso sto cercando in qualche modo di ripartire da zero anche per quanto riguarda la religione. Sto cercando in qualche modo di fare tabula rasa con quelli che sono stati gli ultimi anni della mia vita e questa arrabbiatura che comunque avevo con Dio e che faceva stare insomma male forse più me che lui alla fine. Quindi sì, sono credente, sto cercando in qualche modo anche di fare un po' pace con me stessa, diciamo così. Poi Monica Esposito chiede: quali sono i 3 libri più brutti che hai letto? Allora, sono andata un pochino a spulciare nella libreria e cioè, 3 libri che non mi sono proprio piaciuti tra quelli che ho letto sono sicuramente Storia di neve, che come ho detto prima per me è stato il libro più brutto che io abbia mai letto. Poi Lipstick Jungle di Candace Bushnell, se si dice così, che vuole essere un po', non uno spin-off, ma riprende un pochino le tematiche di Sex and the City, però è molto meno divertente, secondo me è meno riuscito, l'ho trovata piuttosto sempliciotto per quanto sia un ciclito, non ho trovato comunque l'originalità e ciò che mi ha fatto sorridere magari in certi libri della Kinsella, questo l'ho trovato piuttosto piatto, quindi non mi è proprio piaciuto. E un altro libro che mi aveva colpito moltissimo per la quarta di copertina, mi ero fatta stregare da questo libro, è L'arma di Caino di Brad Meltzer, che si basa un po' su un, anche in questo caso, vuole prendere uno dei grandi misteri della storia, cioè il primo omicidio di cui si è mai parlato, cioè quello tra Caino e Abele, e si basa sul fatto, se non ricordo male, che non sia mai venuti a conoscenza comunque di quale fu l'arma che viene utilizzata per questo omicidio, né un sasso né una pietra ma qualcos'altro. Questo viene insabbiato e tutta la storia si basa appunto sull'arma utilizzata per questo omicidio. Però se non ricordo male, allora, mi ricordo che non mi era proprio piaciuto come libro, ma mi ricordo anche che la storia era molto tirata, molto inverosimile, quindi no, anche in questo caso non mi era proprio piaciuto. Poi Lolly Buso 87 mi chiede: ciao Leda, volevo chiederti che rapporto hai con il tuo corpo e cosa ne pensi della miriade di video sull'alimentazione e diete che sono qui su YouTube.
Sei bravissima e spacchi, grazie. Allora, con il mio corpo, io ti dico come direbbero forse tutte quante che non ho un gran rapporto col mio corpo, anzi, ci sono tantissime cose che non mi piacciono, in particolare dalla pancia in giù, disastro, infatti preferisco che voi mi vediate da qua in su dove è la parte più decente. Non mi piacciono tante cose, tanti difetti che magari, insomma, di voi non cogliete, io colgo, tipo il naso molto pronunciato, i fianchi piuttosto larghi, tutto quello che mangio va sulle cosce, quindi sono fatta un po' a pera, insomma, di difetti ne ho tanti, dico che con il mio corpo non vado assolutamente d'accordo, ma non ci sono mai andata d'accordo. Dei video su alimentazione e dieta, dico la verità, io non li ho mai guardati, non li ho mai seguiti, non li ho mai guardati perché non sono costante, non faccio diete, non ne sono capace perché sono molto molto golosa. Le rare volte che ho provato a fare una dieta, credo sia durata 24 ore o massimo 48, quindi non sono il tipo adatto per parlare di dieta o alimentazione. Ovviamente, come diranno tutte, quello che consiglio è sempre di rivolgersi a un esperto, ovviamente, perché dubito che su YouTube si possano trovare vari video riguardanti l'alimentazione o comunque che possano valere per tutti. Poi Chiara mi chiede: ciao cara Leda, cosa ne pensi delle locandine dei film che prendono il posto delle copertine originali dei libri? Quella che ti è più deluso? Io sono molto 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 contraria alle locandine dei film che prendono il posto delle copertine, tanto che se riesco cerco sempre di recuperare, anche per via traverse come eBay, i libri con la copertina originale, perché non sopporto di avere il libro con la copertina del film. Quindi non ce n'è uno in particolare che mi ha deluso, perché guarda, io le evito come la peste. Poi Vento013 mi chiede, mio Dio quanto ne ho ancora, film preferito? Ah, questo è difficile. Allora, se dovessi sceglierne uno per l'amore che ho verso quel film, verso quel personaggio, per i ricordi che sono legati a quel film, ti direi Mary Poppins. Ultime, allora, ciao Leda, c'è un libro in particolare nel quale ti piacerebbe vivere e quale dei protagonisti vorresti essere? Allora, qui ti rispondo con grande tranquillità, Harry Potter, perché vivere ad Hogwarts penso sia il sogno di tutti i potteriani. Però ti rispondo che non vorrei essere nessuno dei protagonisti, vorrei semplicemente essere io ad Hogwarts insieme ai protagonisti. Ragazzi, ultima domanda, poi chiudo, anche perché ho cercato di raccogliere un po' quelle che avevano magari la stessa tematica. Adriana mi chiede: approfitto per farti qualche domanda personale, libera di non rispondere, ma sei così dolce che ti sento molto vera. Allora cerco di rispondere. Hai fratelli o sorelle? No, sono figlia unica, penso che i miei genitori abbiano buttato lo stampo dopo, insomma, che sono nata. Che lavoro fai? Lavoro in camera di commercio come impiegata. Come mai hai scelto di sposarti così giovane? Allora, io mi sono sposata a 25 anni, ma tieni presente che eravamo insieme già da 10 anni, quindi è veramente un bel po' di tempo. Avevamo tutti e due un lavoro comunque fisso, stabile, e quindi avevamo pensato non di sposarci, ma intanto di prendere casa, di farci un mutuo che estinguerò nella tomba, di prendere casa e di andare a convivere. Poi iniziavamo comunque a sognare, a fantasticare sul matrimonio, io scherzando gli dicevo: guarda che finché non me lo chiedi io non ti sposo, e alla fine comunque, anziché andare a convivere, abbiamo convissuto magari per qualche mese, poi mi ha fatto la proposta e quindi ci siamo sposati. È stato molto, tutto molto naturale, non c'è stata nessuna forzatura, e anche se ero giovane eravamo comunque, ti dico, insieme da ben 10 anni, che è un periodo di tempo considerevole. Qual è quella cosa che credi che nessuno si aspetti da te, ma che invece ti caratterizza? Non lo so, nel senso che non so cosa si aspettino gli altri da me. Ti posso dire che una delle cose che mi caratterizza di più è l'ansia. Cioè, io vivo in perenne stato di ansia, sono una persona tremendamente ansiosa, sia nei confronti di quello che devo fare, cioè se c'è un cambiamento io vado in ansia immediatamente, se nei confronti delle persone. Ti faccio un esempio: quando Davide va via, ti dico sempre scrivimi appena arrivi, se... faccio anche i conti di quanto dovrebbe metterci, quindi se non mi scrive dopo un quarto d'ora inizio a pensare a tutte le grandi tragedie, compresa una caduta del meteorite sopra la sua macchina, e quindi inizio a stalkerarlo con messaggi, chiamate famiglia, familiari se l'hanno sentito. Sono una persona molto molto ansiosa, questo sì. Bene ragazzi, ce l'abbiamo fatti, non oso immaginare quanto sarà durato questo video, visto che anche ho dovuto fermarmi 2 o 3 volte per andare a recuperare qualche libro. Spero di aver risposto alle vostre domande, alle vostre curiosità, di avervi fatto anche un pochino di compagnia, e io vi ringrazio per la compagnia che voi mi fate sempre. Come vi dicevo all'inizio, prima di lasciarvi voglio ringraziare Matilda per la foto che mi ha
lasciato su Instagram, nella quale mi ha taggato su Instagram, dove ci mostra che anche lei ha comprato il giardino dei segreti di Kate Morton. Come vi dicevo all'inizio, se volete condividere con me, con voi, con noi qualche fotografia riguardante i vostri acquisti inerenti a qualche libro del quale ho parlato nel mio canale, taggatemi sulle foto, trovate in descrizione tutti i link ai miei contatti e basterà mettere l'hashtag i libri di Leda e so che siete favorevoli al fatto che io possa mostrare la foto sia del libro sia di voi col libro, sentitevi liberi insomma di spammare qualsiasi cosa, io posso poi metterla appunto con l'hashtag i libri di Leda alla fine di uno dei miei video. Ragazzi, basta, giuro che vi lascio, io vi mando un grande, iper, mega, gigantesco abbraccio, noi ci vediamo nel prossimo video e un bacione. Muah.